Benvenuti nella cucina della redazione di Cook. Oggi è con noi lo chef Pino Cuttaia, 2 stelle Michelin alla Madia di Licata, in provincia di Agrigento. Ciao Gabriele e ciao a tutti. Allora, cosa andiamo a preparare oggi? La ricetta si chiama risotto con ragù di triglia e finocchietto selvatico. Si inizia dalla pulizia del pesce, perché la parte è, diciamo, più lunga. Ecco, l'idea di portare nel mio ristorante la triglia era proprio in sostituzione alla sarda, per cui adesso andiamo a preparare il ragù. Utilizzeremo ovviamente il finocchietto selvatico, il cipollotto, l'estratto di pomodoro, l'uvetta e i pinoli. La mia cucina evoca molto il cibo domestico. Oggi il cuoco contemporaneo è la mamma, proprio perché la mamma ha cambiato mestiere. E allora alcune tradizioni, come questo piatto, non si farà più perché non viene tramandato tra madre e figlio. E allora il cuoco diventa il custode. Certo, di quei sapori che sono casa, che sono famiglia. Esatto. Andiamo a marinare il pesce. Facciamo un piccolo soffritto. Poi rimane proprio il tocchettino di pesce sul piatto, rimane anche carino da vedere. Da qui si sente un profumo. A fine cottura mettiamo un po' di zafferano, proprio per dare anche un tono di colore, dove lo accompagniamo poi nel colore del risotto, e questo ci servirà alla fine per servirlo sul ragù. Per cui la prima operazione è questa. Adesso il tempo che cucina il riso, sulla padella andiamo a tostare questa mollicata mettendo olio, sale. Io metto anche un po' di cipollotto, perché il profumo poi quasi ricorda lo sfincione palermitano. Ho pensato di alleggerire il riso utilizzando l'acqua, no? Acqua e zafferano, però gli diamo l'acidità con l'acqua di pomodoro. Ovviamente utilizzo l'olio al posto del burro, tutto il riso, e lo sfumo con l'acqua di pomodoro. Adesso inizio a dargli colore con lo zafferano. In questo caso mettiamo il burro e non l'olio per mantecare. La nostra mollica è quasi tostata. È quasi pronta, lo sentiamo proprio. La cucina è anche suono, no? Sentite? Per cui non ci resta che completare il piatto con questo ragù di triglia. Andiamo a finire con un crumble di pane. Il piatto è pronto, non ci resta che provare a rifarlo a casa oppure andarlo a mangiare da Uovo di Seppia a Milano. Grazie chef per essere stato con noi. Grazie.